Il primo scontro papato-impero dal 1075 al 1122, facciamoci anche un trentino, la cosiddetta lotta per le investiture. Però riprendiamo, eravamo arrivati a parlare dello scisma tra Chiesa cristiana occidentale e Chiesa cristiana orientale, definitivo, perché ce n'erano stati tanti che poi erano stati però ricuciti, ma questo è definitivo almeno fino a oggi, cosiddetto scisma d'Oriente, 1054. No, io la volta scorsa ero già arrivato al 1059, poi ho fatto un flashback un po' perché diciamo, è un artificio letterario, narrativo. L'Odissea si basa sul flashback, tanti film che avrete visto, no, ma anche per, ha un senso, perché? Perché a volte in storia il rapporto cronologico non rispecchia il rapporto di causa ed effetto, nel senso che in questo caso lo scisma è causato dalla riforma della Chiesa. Ora, la riforma della Chiesa, perché, della Chiesa romana, perché come abbiamo visto la Chiesa romana assume un'organizzazione interna centralizzata monarchica e, abbiamo detto, la Chiesa ortodossa no, assolutamente non vuole accettare questa centralizzazione, in particolare non vuole accettare la supremazia del Vescovo di Roma e cioè del Papa, il Patriarca di Costantinopoli, ma anche gli altri patriarchi. Non sono disposti a sottomettersi. Okay? Allora, da un punto di vista del rapporto di causa ed effetto, no? È in un certo senso la riforma che comincia ufficialmente nel 1059 la causa, no? Dello scisma d'Oriente di 5 anni prima. E voi direte, ma com'è possibile? Visto che è venuta. Allora abbiamo una situazione in cui. No, l'effetto precede cronologicamente la causa, queste cose avvengono oggi soltanto nella fisica quantistica, negli esperimenti di fisica quantistica, ma allora ancora non li conoscevano e poi stiamo parlando di storia. Allora, come si spiega? Ma ci arrivate anche da soli. La decisione del 1059 è l'esito di un processo che già no, era stato avviato negli anni precedenti. Se non un progetto proprio chiaro, lucido, in qualcuno sì, nei monaci di Cluny sì, ma comunque era una tendenza che si stava affermando già negli anni precedenti e che quindi si stava sempre più definendo, cioè non è che sono arrivati al 1059, Niccolò II all'ultimo momento, era lì, aveva convocato il concilio e poi dice ma di che cosa parliamo? Non mi viene in mente un argomento e allora, ah beh, parliamo di questo, facciamo la riforma dell'elezione del Papa. No, chiaramente era già stato tutto preparato, quindi in questo senso, forse è chiaro, no? In questo senso appunto lo scisma d'Oriente del 1054 è proprio una conseguenza di questa tendenza della Chiesa cattolico romana all'accentramento in funzione antiimperiale con appunto l'esito di una organizzazione gerarchica di tipo monarchico. Ok? Ma c'è anche un altro aspetto da considerare connesso, ovvero la moralizzazione del clero, cioè la riforma marcia da un lato a livello di organizzazione proprio istituzionale a partire dall'autorità suprema, il Papa, ma anche a livello diciamo così, di base, della base del clero, ovvero a livello di moralizzazione, di lotta al nicolaismo, alla simonia e al nepotismo. E soprattutto al nepotismo, che era l'esito più letale per la credibilità della Chiesa, per la credibilità dei vescovi, cioè i vescovi, gli abati, dovevano avere il consenso dei fedeli, altrimenti chi
chiaramente i fedeli non li seguivano più. E tra i fedeli, anche laici, infatti era nato, sempre in questi stessi anni, cioè nel corso del undicesimo, tra la fine del decimo e l'inizio dell'undicesimo secolo, erano nati, soprattutto nelle città, dei movimenti di contestazione del clero simoniaco, del clero nepotista, in particolare dei vescovi, in particolare a Milano, perché il vescovo di Milano era un grande signore feudale, era uno dei principali vescovi confi dell'imperatore, degli imperatori tedeschi. A Milano nasce un movimento che prende il nome di Pataria, probabilmente da una parola che nel milanese parlato di allora significava straccioneria, perché erano borghesi, perché erano membri del popolino, perché appunto era un movimento popolare, no, della piccola borghesia cittadina, della incipiente civiltà comunale ancora, che appunto che addirittura rifiutava i sacramenti del clero secolare accusato di simonia, concubinato, cioè nicolaismo, dei vescovi accusati di nepotismo, sostenendo che quei sacramenti, nel momento in cui erano dati da un vescovo, un prete immorale, non valevano niente, non garantivano la salvezza dell'anima. Capite che... E in effetti questa era la preoccupazione del popolo. No, se il clero non rispetta le sue regole, noi non abbiamo la garanzia della salvezza dell'anima. E questo è un elemento, chiaramente allora era un elemento di massima paura, di terrore, finiamo all'inferno o al massimo ancora. L'altra novità è che proprio in questi stessi secoli si inventa il purgatorio, cioè l'invenzione nella Chiesa fino al 1200, fino a poco prima di Dante è stato fortunato dal punto di vista letterario, ma nella Chiesa poco prima di Dante diciamo, esistevano solo a livello di vita ultraterrena l'inferno o il paradiso, la scelta proprio era scelta secca, o inferno o paradiso. Poi nell'ambito di questa riforma della Chiesa, che è anche una riforma dottrinale, quindi non è soltanto organizzativa ma anche dottrinale, invece dall'interpretazione delle Sacre Scritture spunta, no, la novità del purgatorio. Naturalmente, adesso non voglio, è una digressione, poi magari ne riparleremo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un addolcimento della visione della religione cristiana, ma in generale della visione della vita. No, chiaro che è un addolcimento, vi pare? C'è anche una terza possibilità. Cioè, possiamo anche cavarcela col purgatorio, no? Quindi possiamo rilassarci un po' di più. Ok, allora nell'ambito, dicevo, di questa situazione, i movimenti di contestazione del clero simoniaco furono molto importanti. Ci fu un'alleanza tra questi movimenti, un'alleanza di fatto, non un'alleanza a tavolino, un'alleanza tra questi movimenti di contestazione dal basso e in particolare l'azione del clero riformatore, dei monaci di Cluny, ma di tutti coloro che condividevano nella curia romana la linea dei monaci di Cluny, e la condividevano anche perché capivano, cioè anche se non erano proprio animati ideali morali, capivano che o si operava questa riforma o la Chiesa sarebbe stata schiacciata dall'impero, cioè no, si sarebbe imposto il cesaropapismo anche nella Chiesa cristiana
occidentali. Allora, anche questo era un elemento di divisione, nel senso che in base a questa spinta i nuovi papi, anche lo stesso Niccolò II, spingono sempre di più per la moralizzazione del clero, cioè combattono il più possibile appunto il nicolaismo, la simonia, il nepotismo, cercando appunto di imporre, di cominciare a imporre la scelta del celibato ecclesiastico, ovvero non solo i monaci che fanno voto di castità, ma anche tutto il clero secolare, non solo i vescovi, ma anche i preti, non devono avere famiglie, non devono avere figli, se no appunto nepotismo a mille. Capite che era appunto la regola radicale per impedire il nepotismo e quindi ovviamente per disincentivare anche la simonia e il nicolaismo. Quindi si cerca, no? La riforma consiste anche nel tentativo di imporre con la forza l'obbligo del celibato e di introdurre tra le regole del clero, di tutto il clero secolare e regolare, l'obbligo del celibato. Altro motivo di rottura con la Chiesa ortodossa, che poi si chiama ortodossa, con la Chiesa cattolica orientale, che dal 1054 in poi si fregia del titolo ortodossa. La Chiesa, i preti della Chiesa ortodossa anche oggi non hanno l'obbligo del celibato, possono scegliere, solo i monaci ortodossi hanno l'obbligo del celibato, no, sempre perché fanno voto di castità, questo era, no, è rimasto sempre uguale, era così fin dall'inizio ed è chiaramente rimasto sempre uguale, ok? Quindi questa è una delle differenze, poi ci sono delle differenze dottrinali, poi però la differenza fondamentale è proprio tra due tipi diversi di organizzazione. Quindi la Chiesa Cattolica Romana è diventata sempre più accentrata, sempre più monarchica, mentre la Chiesa Ortodossa ha una struttura federativa, cioè è divisa in tanti patriarcati. Ogni patriarca, no, ha una relativa supremazia sul proprio patriarcato e tutti i patriarchi riconoscono la preminenza ideale del patriarca di Costantinopoli, ma non è il patriarca di Costantinopoli, non ha un potere coercitivo nei confronti degli altri patriarchi, no, è soltanto appunto una superiorità onorifica. Questo però comportò per la Chiesa ortodossa l'accettazione del cesaropapismo, cioè alla fine questa diversa organizzazione della Chiesa, più se volete meno gerarchica, non monarchica, più federativa, per non dire confederale, che è un grado ancora più debole di federazione, quindi con una grande autonomia, no, dei diversi patriarcati, però poi implicò la soggezione dei patriarcati ai poteri statali, quindi innanzitutto a quello dell'impero bizantino, finché ci fu l'impero bizantino, poi per esempio dell'impero russo, no? In seguito, quando Costantinopoli Bisanzio cadde nel 1453, spugnata dai turchi ottomani, la nuova Costantinopoli divenne Mosca, no? Quindi il patriarca più importante divenne il patriarca di Mosca, ma sotto il controllo dello zar, no? Ok, allora, questo per chiarire meglio le differenze. A questo punto, se non avete domande, ritorniamo al 1059, anzi al post 1059. Allora, innanzitutto non dobbiamo pensare che nel momento in cui
il concilio accetta la proposta di Niccolò II, cioè il nuovo sistema di elezione, dal giorno dopo tutti obbediscono. Attenzione che poi questa proposta era accompagnata, appunto, era accompagnata anche dall'invito a tutti i vescovi di sottomettersi alle direttive che venivano dal centro di Roma. Cosa inusuale, o meglio, cosa che già i papi precedenti avevano cominciato a imporre, ma con scarsi risultati, e che comunque non era ancora, tutti i vescovi erano dei mini papi delle loro diocesi, i vescovi avevano una quasi totale indipendenza nelle loro diocesi, nel senso indipendenza dal centro della curia romana. E invece, appunto, il programma monarchico significava che a quel punto i vescovi dovevano considerarsi subordinati al Papa e alle decisioni della curia romana. Dunque potete immaginare, a parte quello che già avevamo detto prima, che chiaramente gli imperatori, per il momento, appunto, per il momento, almeno nel 1059, il soglio imperiale è vacante. Ma chiaramente era chiarissimo che una volta fosse diventato adulto, no? Enrico, il figlio di Enrico III, quindi fosse diventato Enrico IV, non sarebbe non avrebbe detto: ah, va bene, bravo Papa, continuiamo, no, vi pare? Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che questa riforma non si attuò dall'oggi al domani. Una volta anche decretata, prima che si realizzasse, ne passarono di non solo di anni, di decenni, no, quindi era tutta da realizzare, era stata appunto enunciata, era stata decretata sulla carta, ma doveva essere trasformata in realtà, sapendo che avrebbe avuto delle opposizioni vaste e fortissime, non soltanto da parte dell'imperatore e dai signori feudali laici, ma anche da parte dei vescovi, che spesso erano, appunto, diciamo pure pappa e ciccia con l'imperatore, e oppure con i signori duchi, conti, eccetera. Ok? In questo senso un salto di qualità avvenne nel 1075 con chiamiamola pure promulgazione da parte del nuovo Papa Gregorio VII di un durissimo documento, in realtà una legge, no, di una nuova legge interna per la Chiesa, per il clero. Il titolo di questo documento, l'avrete già sentito, è Dictatus Pape. Dictatus Pape. Cosa vuol dire? Che il Papa faceva un dettato e tutti i vescovi dovevano fare il compito. Chi sbagliava, via, licenziato. Era un po' così. Detto in un altro modo, 1075, dictatus vuol dire, no, qualcosa, imposizione, in tedesco avrete sentito diktat, è un comando assolutamente inequivocabile e inderogabile, cioè fate così, dictatus, un ordine del Papa, no? Un ordine del Papa, un comando supremo del Papa. Allora, chi era questo Papa che osava, no, proprio emettere un ordine assoluto? Cioè questo Gregorio VII. Il suo vero nome era Ildebrando di Soana. Ildebrando, questo era il nome. Poi di Soana il cognome, ma in realtà era appunto
la sua la provenienza, la nascita, come usava allora. Bel nome, no? Ildebrando. Pensateci, magari avrete dei figli, potete chiamarli Ildebrando. Così se dovete prendere il treno manca poco tempo e chiamate Ildebrando! È così lungo che ormai, prima che lui arrivi e possiate partire, avete perso il treno. Bene, allora, chi era però? Era uno dei monaci di Cluny, che erano stati chiamati a Roma, alla curia papale. Quindi era uno degli artefici già, no, della riforma del 1059. Era un grande intellettuale, cioè era un uomo, insomma, di genio, ed era anche un uomo di polso. Era stato eletto 2-3 anni prima. Che cosa comanda? Comanda la sottomissione, no, esplicitamente, la sottomissione di tutti, innanzitutto di tutti i vescovi e gli abati. Cioè, parole povere, il capo della Chiesa è il Papa. Quindi tutti i vescovi, tutti gli abati, tutte le autorità della Chiesa sono subordinate a quella del Papa e devono seguire le indicazioni del Papa. E quindi, appunto, niente simonia, niente nicolaismo, niente nepotismo, altrimenti, e qui, perché prima queste raccomandazioni o addirittura questi ordini c'erano sempre stati, ma qualsiasi ordine, se non implica poi una sanzione per chi disobbedisce, lascia il tempo che trova, e qui invece la sanzione c'era, altrimenti vi scomunico, altrimenti vi depongo, altrimenti perdete le vostre cariche, perché io, Papa, in quanto capo della Chiesa, posso appunto assumere e licenziare, per così dire. Quindi posso deporvi dalla carica, posso togliervi la carica di vescovo, la carica di abate. Quindi rigate dritti. Primo. Ma questo vale anche per le autorità laiche, non solo per le autorità religiose, poi sappiamo che spesso erano, poi no, erano sovrapposte, coincidevano, ma comunque c'erano anche autorità laiche, signori feudali, re, imperatori, che non erano vescovi o abati, ce n'era ancora qualcuno, ma c'è una parte anche per loro. Anche voi dovete obbedire, perché? Perché il potere politico deriva da Dio e la Chiesa, e quindi il Papa, è il vicario di Gesù Cristo, cioè è il rappresentante di Dio sulla terra, quindi la legittimazione dei poteri politici passa attraverso la legittimazione del Papa e dei Vescovi, la legittimazione della Chiesa. La Chiesa ha il potere spirituale, che è il potere superiore. I poteri temporali, cioè i poteri politici, sono autonomi, ma devono essere subordinati al potere spirituale. Perché? Perché lo Stato serve, ma questa era un'idea che c'era già prima, ma adesso lo Stato ha la funzione di proteggere la Chiesa, di permettere la salvezza dell'anima, cioè di permettere alla Chiesa di svolgere, al clero di svolgere la sua missione salvifica, e quindi di permettere la salvezza dell'anima dei fedeli cristiani, della popolazione cristiana europea. Dunque lo Stato è subordinato alla Chiesa, e quindi se le autorità politiche, a cominciare dall'imperatore, non rispettano il potere spirituale della Chiesa, non si sottomettono al potere spirituale della Chiesa e quindi del Papa, anche loro possono essere, tra virgolette, licenziati, tra virgolette, possono essere scomunicati. Cosa vuol dire? Finisco. Vuol dire che sono posti fuori dalla comunione dei fedeli,
cioè dalla comunità cristiana, dalla Chiesa. No, la Chiesa, Chiesa in origine vuol dire comunità, Ecclesia vuol dire comunità. Quindi, se uno è scomunicato non è più nella Chiesa, ma se non è più nella Chiesa non ha più alcun diritto di esercitare un potere politico, perché il potere politico è legittimato appunto dalla Chiesa. Quindi arma letale, e adesso vedremo la prossima volta, mi sono un po' dilungato, che chiaramente, concludo, Enrico IV diventa imperatore, diventa grande, viene riconosciuto come re, ma non facilmente, deve combattere contro gli altri duchi, ma riesce a sottometterli. A quel punto, come re di Germania, vuole l'incoronazione imperiale e si scontra con Gregorio VII. Inizia lo scontro che poi andrà avanti fino al 1122, e ne riparleremo la prossima volta.